Circomo compierà un anno di attivismo e di militanza. Fridays for Future International ha compiuto da poco un anno di militanza e non è cambiato assolutamente niente. Quindi io vorrei chiedere un applauso per l'impossibilità e l'infermezza della classe politica e della classe dominante. Quindi grazie politici che ci lasciate nella meraviglia. Un applauso per favore. Bene, visto che il nostro movimento si basa sui report dell'ONU, 3 giorni fa è uscito l'ultimo. Questo report è il peggiore. Sostiene che se non cambiamo rotta ora e azzeriamo la produzione di combustibile di gas serra, nel 2100 la temperatura media della Terra sarà di 3,2 gradi. A 3 gradi centigradi sopra il livello preindustriale il grano non cresce più in pianura, ma cresce in montagna. Ci sarebbero cause devastanti. Bene, per far arrivare questa temperatura è necessario impegnarsi, perché non è così semplice inquinare, produrre CO2, produrre gas serra come se non ci fosse un domani. È necessario avere un obiettivo, avere un fine. E questo obiettivo è il nostro sistema, il fine del profitto, il fine dell'accumulazione di pochi. E questo è assolutamente ingiusto! Ci sono però anche delle buone notizie. Il Parlamento europeo giusto ieri ha dichiarato l'emergenza climatica ambientale nell'Unione europea. Una dichiarazione che secondo me, ma secondo molti altri, era più che prevedibile, in quanto siamo stati buona parte della loro campagna elettorale, il frutto di un greenwashing europeo, un tentativo di uscire dalla stagnazione economica parlando di green economy. Quindi non sono delle cose molto piacevoli, non sono delle cose uscite veramente per la nostra proposta. Però la dichiarazione di emergenza climatica ambientale era quello che volevamo, era quello che, per cui stiamo lottando, è quello che, per quanto sia soltanto un pezzo di carta, è fondamentale per riconoscere e risolvere la crisi climatica. Quindi dobbiamo farci un applauso a noi ragazzi, studenti, lavoratori che da più di un anno hanno scioperato, hanno fatto manifestazioni e comizi e nonostante sia soltanto un pezzo di carta abbiamo ottenuto quello che volevamo. Quindi facciamoci un applauso, perché grazie a noi ora l'Europa ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale. In ogni caso, noi continuiamo così e continueremo finché tutto non cambierà. Non ci fermeremo fin quando ogni singolo centesimo non verrà disinvestito dall'investimento nei combustibili fossili. Non ci fermeremo fin quando ogni azienda che produce beni non necessari sarà chiusa. E inoltre ribadiamo il concetto che bisogna cambiare il sistema, che bisogna modificare il processo di produzione, il processo di distribuzione, perché soltanto così si possono abbassare realmente le emissioni di CO2 e soltanto così si può fare in modo che la giustizia climatica non la paghino i più deboli. Grazie.